The guilty undertaker sighs, the lonesome organ green cries, the silver saxophone say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, yeah, I want you so bad. Baby, I want you. The drunken politician leaps upon the streets where mothers weep. The saviors who are fast asleep, they wait for you. Now enter them to interrupt. We're drinking from a broken cup and ask to meet you. Open up the gates for you. I want you, I want you, yeah, I want you so bad. Una suite astratta con dinamiche armonie cromatiche dal giallo all'arancio all'azzurro, masse cromatiche con il rosso intenso del colore, trulli nelle masse più intense in movimento. Il rosso del tramonto, il rosso del colore. Armonie, dinamismi. Questa è secondo me la pittura, la mia pittura. 15 anni fa io intraprendevo queste grandi tele per studiare le forme, per studiare i colori e per elaborare una tecnica particolare di materia. Like butterfly, come farfalla, è il tema di queste tele colorate, fortemente intense, armoniosamente delicate. Meravigliosa finestra, finestra sul Vesuvio. E queste sono le mie finestre recuperate, sono materiali che io ho trovato così, credimi, negli immondizzai. E ho già visto l'opera appena ho trovato questo bellissimo rudere. Ho già visto l'opera. Sono tornato a casa, ho messo quattro colori e è diventata l'opera d'arte. Finestra sulla cattedrale gialla, una finestra recuperata in tempo per poter realizzare questa bellissima opera d'arte. E ancora, ancora. Una meravigliosa composizione con un'evanescente cattedrale inquadrata nella finestra rustica di recupero. Grazie per le riprese di queste opere che sono veramente nel mio cuore. Forse sono le più belle? Non lo so, lo dite voi. Grazie a te, Michele. 15 anni fa io ho esposto nella chiesa del Pendio.
Pentino, scusate, a Napoli, nel centro di Napoli. Ho esposto una trentina di opere su Forcella. Mi sono rimaste 3 tele, sono queste. Un giro in bici. Appuntamento. Il mercato. Napoli oggi, piccole tele che rappresentano la armonia, la luminosità, la vivacità di questa bellissima. Questa mia personale qui al Castel dell'Ovo è un grande avvenimento, è un grande avvenimento, è un sogno che si realizza. Tanti anni fa, passando con una scolaresca, visitai in questi spazi una mostra di artisti napoletani, italiani e europei, e io pensai: che sogno sarebbe esporre un domani in questi spazi. Oggi si avvera questo mio sogno. Questi sono i miei primi quadri e i primordi, quando io andavo alla ricerca della forma, allo studio del vero. C'è un iperrealismo poetico che è tipico delle mie prime opere d'arte, le uova, il tavolo del pittore, la finestra sulla Murgia, 4 mezze patate, le aringhe, rametti d'edera, sono temi semplici, alla portata, che mi hanno avviato a dipingere e a realizzare quello che io oggi sono. Grazie. Dedico questa mia mostra a una persona, alla persona più importante, al mio grande amore, a mia madre. The guilty undertaker sighs, the lonesome organ green cries, the silver saxophone say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you.